Buonasera dalla via Sessarzana, stiamo parlando con il vice capitano Federico Castagna, che per la prima volta negli annali è stato schierato in tribuna da parte del mister Ponzanelli. È una cosa che infatti avete visto, grandini, fulmini e saette in tutta Italia, morti e devastazioni. Allora, com'è andata stasera? Beh, direi bene, perché il primo singolo ha giocato migliore contro Conteo e Conteo, nonostante fosse avanti di tanti punti, in una mano scellerata ci ha praticamente consegnato la partita, e quindi avendo vinto 4-0 all'andata abbiamo interrotto il gioco e abbiamo passato il turno. Ok, e il futuro? Cosa ne pensi del futuro? Di lunedì, con chi si giocherà? Una semifinale, penso che giocheremo contro il Campetto, ed è un campo per noi ostico, visto che all'andata abbiamo perso 4-0. In campionato, sì, quindi abbiamo parecchio timore, diciamo. Va bene, dai, grazie, buona serata e buoni play-off. Sì. Antonio, sembrava tutta in discesa questa partita dei tuoi, no? Questa partita di spareggio, perché ricordiamolo a chi non lo sa, voi avete perso 3-1 a Val dell'Ora, avete ribaltato il risultato, l'avete pareggiato, quindi 3-1 per voi, e quindi siete andati alla terza coppia, 51-12 o 14, qualcuno mi dice, cos'è successo? Poi lì evidentemente sono quei meccanismi un po' psicologici che vengono nelle partite, hanno sbagliato un paio di mani dove avevano un grosso vantaggio proprio nel gioco, parte il punteggio, ma proprio anche perso due pallini un po' malamente, e evidentemente hanno sentito un po' il peso dello spareggio e gli avversari si sono caricati, che fino ad ora hanno giocato veramente male, c'è da dire, e sbagliando anche delle bocce abbastanza facili, invece lì si sono ripresi e è successo il contrario, ci sono stati i nostri che hanno cominciato magari a sbagliare di più, e sono meccanismi che succedono, e certamente la partita d'andata ha avuto un peso notevole, perché insomma questo 3-1 poi non è stato sufficiente. In sordina, sono partiti male. Non ne mettevate una. Diciamo la verità. Poi cos'è successo? C'è stato l'errore di Riccardo, che vi ha lasciato 8 punti quando è andato in buca e sei in terra. Abbiamo provato. Ha tirato e ha fatto 8. 16 punti lì. Lì è, diciamo che è un po' svoltata la partita, e poi abbiamo anche cambiato un po' io e lui. Sono andato qualche volta prima appunto io, che non avevo la misura, e lui era un po' più preciso. E poi lì io sono riuscito a trovare anch'io un po' la quadratura del cerchio, del biliardo. Diciamo che abbiamo preso entusiasmo, e allora invece. Ma è stata una partita di grande sofferenza, perché davate 51-14 o 12, sì, molta sofferenza. Ma è bella così, no? Non abbiamo mollato. È bello così. Il biliardo è questo qua, è per quello che siamo tutti drogati del biliardo, perché ci dà queste emozioni qua, no? Lorenzo, è andata male dopo il 2-2 d'andata, che vi stava stretto, stasera qua al Campetto, in questi caruggi spezzini, è stato veramente bestiale il risultato. Io non voglio mettere il dito nella piaga, dillo tu. Hai già detto tutto tu, Piero. Purtroppo abbiamo pagato il punto, almeno il punto, il 3-1 non fatto in casa. Qui si sa che comunque, come hai detto tu, è un campo difficile, quindi perdere 3-1 ci poteva stare. Poteva girarsi un po' meglio, però il biliardo è così, si sa. Bravi loro, complimenti agli avversari. Hanno meritato di passare il turno, a malincuore. Si impara sempre dalle sconfitte, no? Tu che cosa porti via stasera qui dal Campetto? A livello di analisi del gioco o di emozione, che cosa ti porti? A parte l'amarezza, ovviamente. No, sicuramente in queste partite, soprattutto i playoff, le bocce pesano di più, quindi siamo una squadra che sia anche dei senatori, ma soprattutto per i giovani, penso a io e Matteo, comunque ci vuole quello, magari quel qualcosa in più, quel pizzico di esperienza in più per portare a casa le partite, che si è mancato questa sera. Quindi, come hai detto tu, si impara dalle sconfitte e ci rifaremo il prossimo anno. Grazie Lorenzo, in bocca al lupo. Sì.
Campietto! Però io sono in grave imbarazzo, però, perché vedo che c'è qualcuno che brinda col nemico. Ragazzi, qua passano il turno, semifinale, spaghetti per tutti, coi muscoli. Andrea ha ucciso suo padre, però è felice, guarda, sta ridendo. Questo è il biliardo qua al campetto. Grazie, qui ci diverte, si gioca. Grazie. Mangiano anche chi ha perso. Cristiano, fammi da capitano una sintesi di quello che è successo stasera. No, del gruppo. Allora, la sintesi che ho visto, un grande Gianmarco Maudi che ha fatto una partita incommiabile, non ha sbagliato una miglia e ha stravinto la grande. Io e Tiziano abbiamo faticato un po' e con un pizzico di fortuna, devo dire la verità, abbiamo vinto. E poi c'è stata una coppia che ha stravinto. Forza campetto! Qua calcina. Campetto è andato oltre ogni aspettativa, ma ormai che ci siamo, ci proviamo!